Benvenuti ragazzi a questa nuova recensione. Salve. Oggi parleremo di Dying Light e daremo il nostro parere in base al gioco che noi abbiamo giocato nella scorsa settimana. Cos'era? È un gioco, praticamente, come avete visto, un gioco di sopravvivenza. Survival horror. Dove tu sei? Horror, per modo di dire, diciamo. Dying Light. Bravo. E praticamente tu sei questo personaggio che sei in questa città che è stato colpito da un virus, bla bla bla. Allora, diciamo, la storia è come tanto. È classico. Esatto. Secondo me, appunto, come lo hanno sviluppato, l'hanno fatto veramente bel lavoro. Diciamo che la storia è basata sul classico cliché degli zombie, città infestata dagli zombie. Classica. Ma la particolarità di questo gioco, che a me personalmente ha colpito molto, neanche è come affrontare questi zombie. Esatto. Solitamente si va contro l'orda di zombie. Rambo. Esatto, alla Rambo, bravissimo. Invece in questo gioco ti fa escogitare modi per evitare gli zombie, perché te non vuoi scontrarti con loro. Infatti hanno implementato la funzione del parkour, che all'inizio spacca. Molti erano un po' col naso storto, dicevano: ma cos'è sta roba? Invece ci sta stratando. Noi ci abbiamo giocato ed è davvero fenomenale. Cosa bella, secondo me, è anche che dà la scelta, no? Perché come avete visto, c'è l'indicatore lotta e abilità, agilità e forza. A seconda di quello che tu sviluppi di più, prendi bonus e cose. Quindi se uno è più propenso a mazza, svilupperà quel talento. Sì, ha appunto anche dei fondamenti di RPG, diciamo, di giochi di ruolo, perché appunto ci sono anche degli alberi delle abilità. Esatto, quella è proprio una cosa bella, il fatto che comunque tu devi costruirti le tue cose, no? Esatto. E tu scegli come affrontare il gioco, se andare giù alla Rambo o andare giù alla 007, cioè oppure saltare da un tetto all'altro per tutta la città senza farti vedere. Esatto. Sì. Quindi veramente come prima impressione, appunto, ci è sembrato veramente positivo. Un gran bel gioco. Esatto. Soprattutto la cosa particolare anche è la modalità zombie. Con quella modalità voi diventate degli zombie che potete invadere le partite degli altri giocatori durante la loro campagna. Se loro hanno accettato. Esatto. Naturalmente se loro hanno attivato l'impostazione, che uno può entrare a massacrarli. Però per fare un esempio, se Luca gioca sul suo computer e fa la sua campagna, noi andiamo a entrare nel mio come zombie e andare a dargli fastidio. Esatto, si può fare anche partite in LAN. Esatto, nella stessa, esatto. Tipo che te vai a fare il tuo gioco. E anche in Coton. Andiamo avanti. E allora, cominciamo con i voti? Esatto, cominciamo con i voti. Allora, noi abbiamo strutturato le recensioni. Questa è la prima, quindi vi spieghiamo un attimino. Abbiamo strutturato i voti in 4 categorie: il gameplay, la grafica, l'audio e la rigiocabilità del titolo. Il gameplay, ovviamente, che cosa che tratterà? È come siamo giù a giocarlo. Esatto, la giocabilità, se è bello il gameplay, se non stufa. Il gioco, insomma. La grafica? Grafica non è più una stessa spiegata. Significativa a livello tecnico. L'audio? Tanto meno che non sonoro. Spiegarlo. Sonoro. La giocabilità? È quanto da 1 a 10 rigiocabilità. Quanto da 10 ognuno di noi se lo giocherebbe ancora. Esatto. Cioè dopo che si finisce, quanto andare avanti a giocare, tipo andare a fare le missioni secondarie piuttosto che andare a uccidere i zombie, ad aumentare le abilità, a sparare tutto al massimo, costruire oggetti, tantissime cose. Cominciamo con la grafica. No, gameplay è scritto. Gameplay. Allora, gameplay. Spione. No, non copiate voi. Gameplay è quello che racchiude un po' tutto, no, nel gioco. È la giocabilità del titolo. 1 1 via. Vai. Che voti avete dato? 8.5. 9 più. 9. Ma parto con allora. Vai. Io gli ho dato 9 perché secondo me ha un gameplay originale, è molto diverso dagli altri. Finalmente si vede qualcosa un po' di diverso nella tematica zombie, perché sempre gli zombie erano state sempre le solite solfe, che vai a spaccare i crani a tutti sti zombie e basta. Qua invece mi è piaciuto perché c'è una rigiocabilità, no, non una rigiocabilità, c'è un gameplay bello, vario, abbastanza vario, diciamo, perché ti arrampichi, abbiamo visto che ci sono delle fasi dove sei costretto a trovare dei modi per raggiungere un punto pur di riuscire.
E secondo me questa è una bella particolarità. Poi io sono anche un fan di Mirror's Edge, quindi sta cosa del parkour qua mi ha molto... Ti ha trippato. Io ho dato 9 più perché alla fine è uno dei giochi più belli che ho mai giocato. Però fatto bene, per non dargli 10 perché davvero era una bomba. Però probabilmente c'è qualcosa di più. Però attualmente è un gioco che spacca. Ti spacchi anche a giocarci, è fenomenale. Io ho messo 8 e mezzo perché non volevo essere troppo sparevole. Vabbè, comunque tu hai detto confronto a GTA. Vabbè, come GTA è una cosa. Sì. Però comunque no, io ho messo 8 e mezzo perché comunque sì, mi sembrava a me un voto equo da potergli dare, no? Sì, comunque ci sono alcuni bug che non hanno messo a posto. Vabbè, verranno sistemati. Vabbè, li hanno già sistemati, è uscita la patch. È uscita la patch, quindi migliorata. Magari per qualcuno il fatto di arrampicarsi potrebbe essere sempre lo stesso modo, quindi diventa un po' ripetitivo. Quindi io per questo gli ho messo 8 e mezzo. Però comunque. Sì, sì. No, è vero, sì, potrebbe essere ripetitivo, quello sì. Se non piace la cosa, esatto. Sì, dopo un po' magari stufa. Quindi questo, la... più questo qua gli ho messo 8 e mezzo. Va bene. Bene, passiamo alla grafica. Grafica. Siamo pronti? Sì. Vai, 3, 2, 1, tada! Che voto avete messo? 9. 8. 9 e un settimo. Cosa vuol dire 9 e un settimo? 9 e un settimo. Va bene. Ah, io sono stato il più severo questa volta. Sì, 9 e un settimo. Vi spiego subito perché sono stato il severo. Vai, allora, perché grattava. La grafica, no, la grafica è molto carina. Quello lì è una roba tecnica. Non è la grafica, però io gli ho dato 8 per il motivo che la grafica è molto piacevole, bella, l'abbiamo vista. Ma attualmente... c'è di meglio. Si può avere di meglio, ma gli sviluppatori non lo stanno dando. Adesso a malapena cominciano a intravedersi un po' di giochi che dovranno uscire ancora. Però attualmente il gioco deve sembrare computer grafica fotorealistica. Cioè si vede che gli zombie sono un po' plasticosi. Cioè c'hanno sempre quel qualcosa e a me sinceramente è stufato questo stile grafico. Perché sembrano ancora troppo finti, troppo plasticosi. È comunque meglio rispetto al solito. Infatti ero indeciso se 8, 8 e mezzo. Ho dato 8 perché voglio essere cattivo su sto punto, perché non mi va giù sta cosa. A me è piaciuto anche i visi delle persone, anche il panorama, diciamo. Il colpo, no? D'occhio. Sì, tipo le case sono sempre diverse, perché tante volte ogni 10 case te le ritrovi sempre come la prima. Cioè mi ricordo invece già tipo che tipo a un certo punto entri in una casa e c'era tipo un poster. Sì. Esatto. E tipo era fatto strabene anche nelle piccole cose. Comunque loro sono molto dettagliati e particolari. Sì, poi non ho dato 10 perché alla fine gli zombie erano sempre magari quei 15 zombie. Esatto, tutti quello uguali. È perché io ho dato un 9 e un 7, perché il gioco è piacevolmente bello, però il punto debole sono ancora gli zombie, che non hanno quella varietà che dovrebbero avere. Ecco, secondo me forse dico più vari personaggi, più meglio caratterizzati, forse si meritava un 9 e un 8. Andiamo al comparto audio. Sì. Vai. Cos'è il tuo? 7? 7. Come me? Io 9. Ti dico solo perché 7. Ok. Perché gli zombie non hanno... è sempre lì. Il punto debole di questo gioco è... sono i zombie, perché magari graficamente non hanno fatti molto vari, ma anche come audio non è che avessero così tanta scelta. Era sempre un così. Vabbè, non è che posso quindi parlare. No, però comunque sai, siamo nel 2015 ormai e ti aspetti un gioco che abbia una grande varietà anche dentro il comparto, proprio per il resto, tipo con quando cade più gli oggetti, quando corri, bellissimo. Okay. Però di nuovo, secondo me, il punto debole appunto è il comparto audio degli zombie. Non avevano molta varietà di suono, anche quando tipo li prendevi a bastonate, non è che c'era molto molta diversificazione su quello. Quindi questo 7. Io 7 perché alla fine... bello, per carità, non è, però non è niente di spettacolare. Non è un gioco che dici mamma mia l'audio qua è fenomenale, allora 10 sta un 9. Te lo giochi e dici buono, fatto bene, tutto quanto va bene. Io l'ho provato con l'impianto sul round, l'abbiamo giocato,
ed era abbastanza immersivo. Cioè, se, a volte si sentivano dietro i suoni che si, erano fatti bene. I suoni sono ben puliti, sono fatti... Hai ragione sul fatto della varietà, quello sì è vero. Non, è, non ci ho fatto molto caso, ma adesso che l'hai detto, no, nel senso è sì, vero. Sì, è vero. Quindi magari tirerei un attimo a 8 e mezzo. Esatto, io ero tra il 7 e l'8, quindi... Sì, tirerei a 8 e mezzo il voto. Però a livello qualitativo dell'audio, a livello tecnico, per me è buono. Tecnicamente sì. Sì, come qualità sì. Io parlo tecnicamente. Però comunque... non c'è tutta una musica che dice, mamma mia, spettacolare. No, io sto parlando a livello prettamente tecnico. Certo. Il voto è tecnico. Se parliamo poi del vostro, sì, probabilmente lo tirerei giù un po' di più il voto. Va bene. Va bene. L'ultimo voto è la rigiocabilità, cioè quanto da 1 a 10 ce lo giocheremo un'altra volta. Ora non so perché stiamo facendo anche questo voto, però facciamolo perché facciamolo. È molto facile. Aspetta un attimo. Sì, perché magari uno dice lo compro, me lo gioco una volta, 10 ore e poi buttate 60 euro. Invece no. Lo compri e poi non ci giochi solo una volta, ci giochi magari sì, 50 anche, volte, anche vai avanti, ti diverti, varie, giochi con gli altri. Esatto. Vado? Aspetta. Ok. Pronto? 3, 2, 1, vai! Io ho dato un 10 triplo più con le Pringles. Io ho 8. Io gli ho dato un 10 con 4 stelle perché è una star. Esatto. Io ho messo 10 tripla più perché è gioco tripla A, quindi triplo, tripla sì, bomba, triplo più le Pringles, perché quando ci giochi sei lì che ti mangia qualcosa perché ti ovviamente, ti perché tripla. È uno spettacolo. È uno spettacolo, bravo, quindi vi do un 10 più con le Pringles. Io 8 perché alla fine si stravello, ci rigiochi, alla fine è sempre quello il gioco. Dipende che cosa fai. Infatti, come sì, vabbè, però è sempre allora, saltare sui tetti, è sempre andare a spaccare zombie. Dipende, perché puoi scegliere. Se tu vuoi scegliere se vuoi giocare tattico, quindi alla Jason Bourne, oppure fare Rambo. Ok, ma non è un gioco io, tipo GTA infinito. Io posso dire, secondo me, io posso dire faccio da 10 una proprio. Volta gioco e ma faccio non... Rambo, una volta gioco e faccio il tattico, una volta gioco e faccio lo zombie. Il bombarolo puoi anche fare, proprio bombarolo. Cioè, a fare le stragi. Esatto, cioè io lo giocherei con diversi modi. Diciamo sì. Che la modalità zombie dà quel più. Infatti sicuramente quello dà quel qualcosa in più, ma comunque... Allora, io ho dato il 10 perché lo giochi in campagna normale da solo e ti fai la bella storiella. Lo giochi anche in coop con altri 4 giocatori, no, altri 3 giocatori, in totale 4, e già lì ti sfasci dalla bellezza del gioco. Te lo fai pure in modalità zombie, sempre contro i tuoi amici se vuoi. Secondo me hanno dato una vasta varietà. Il gameplay, la media che mi è uscita fuori è un 8,8. Esattamente. Mentre... Per quanto riguarda la grafica, anche lì è sempre un 8,8. Per l'audio è un 7,7 e la rigiocabilità è un 9,3. Sommate tutti quanti facendo una media, il voto finale è 8,6. Il voto strafatto è 8,6. 8,6. Quindi questo è quello che, secondo noi, questo gioco vale su una scala da 0 a 10, chiaramente. Esattamente. Veramente, abbiamo fatto un voto onesto. Sì, mi sembra. Quindi che questo è il nostro voto. Esatto. Voi che ci avete giocato, che voto gli avete dato? Ecco, non insultateci troppo sui voti che abbiamo dato. Cercate di argomentare magari. Esatto, dici secondo voi, se io magari l'audio è migliore, piuttosto se la grafica merita un 10. Sì, dateci il vostro parere. Alla fate fine. Sapere sotto, qui sotto, nei commenti scrivete. Secondo me è giusto, secondo me no, secondo me è una ciofecata. Secondo me è un flop. Non capite niente. Esatto. Noi accettiamo tutte le critiche. Però sì, quindi commentatelo, condividete anche questo video qua, così tante persone vedono che facciamo queste cose. E iscrivetevi al canale che è molto importante. Ci sabato prossimo ci sarà l'altro un altro gioco. Lo anticipiamo? Esatto. Facciamo un'anticipazione. Dai, anticipiamo, dai. La prossima settimana giocheremo a...